Questo episodio è sponsorizzato da America Welcome, l'azienda che ti fa comprare un business in America senza banche e senza cash. Scopri di più su www.aziendeamericane.it. Cari ascoltatori della Radio Italiana in Florida, bentrovati. Oggi l'Osservatorio Roma vi propone la storia dell'emigrazione italiana, la storia dell'emigrazione italiana in Francia, che rappresenta un capitolo fondamentale nella storia dell'Italia, che ha visto partire i suoi figli, e della Francia che li ha accolti, seppur tra difficoltà e contraddizioni. L'immigrazione italiana in Francia, che è la più importante dal punto di vista numerico, è un fenomeno enorme che ha avuto un grande impatto sociale e culturale e che ha coinvolto nel corso di un secolo 24 milioni di persone, è stata studiata e ricostruita per la prima volta attraverso l'allestimento di una mostra organizzata dal Museo Nazionale della Storia dell'Immigrazione di Parigi e ora diventata itinerante, sostenuta tra l'altro e completata da un numero monografico di una prestigiosa rivista francese Histoire, il cui titolo Ciao Italia, scritto con i colori della bandiera italiana, rappresenta un suggestivo omaggio agli italiani. Ebbene, cari ascoltatori, questa mostra approda a Roma. Il Centro Culturale di San Luigi dei Francesi, che è l'Istituto Culturale Francese a Roma, la ospita nella sua sede romana tra il Pantheon e Piazza Navona. La ospita attraverso un percorso espositivo che si articola esponendo 16 pannelli autoportanti e che ripercorrono l'intero periodo storico considerato un secolo dal 1860 al 1960, 100 anni intensi che vanno dal Risorgimento alla dolce vita descritta da Fellini, quindi davvero più che un secolo sembra un'era geologica, un periodo ricco, denso di avvenimenti in cui l'Italia passa dalla riunificazione a quello che è definito il miracolo economico, sempre mantenendo costante questo flusso migratorio italiano verso la Francia. Le cause che hanno determinato questa emigrazione di massa sono state di volta in volta economiche, politiche, sociali, culturali. Negli ultimi anni dell'Ottocento si emigrava per sfuggire alla fame, alla miseria. Paradossalmente si lasciava un paese, l'Italia, da poco unificato, che era ancora incapace di offrire prospettive e l'immigrazione partiva soprattutto dalle regioni del nord Italia, di quelle che erano geograficamente più vicine alla Francia. La Francia che viveva una situazione particolare, era bisognosa di manodopera, soprattutto di muratori, operai, minatori, artigiani, per dare slancio alla sua economia industriale e per fronteggiare gli effetti della sua scarsa natalità. Partivano dall'Italia prevalentemente gli uomini in cerca di lavoro e anche di affermazione personale. Negli anni successivi il fenomeno si estese a tutte le regioni d'Italia per motivi anche politici, nel tentativo di sottrarsi al fascismo. Nel dopoguerra invece cominciarono ad emigrare dall'Italia distrutta e ferita profondamente dalla guerra intere famiglie dalle regioni meridionali. Queste famiglie che cominciarono a fare rete tra loro, cominciarono ad installarsi in Francia nelle stesse regioni, nelle stesse città, perfino negli stessi quartieri e nelle stesse strade. In una prima fase gli italiani si insediarono per lo più nel sud-est del paese, per spostarsi poi nella regione parigina tra le due guerre, dove lavoravano nel settore agricolo del sud-ovest o nelle industrie e nelle miniere della Lorena e del nord.
Inizia allora il contatto tra lingue, culture e consuetudini diverse, destinate ad uno scontro iniziale che oggi definiremo xenofobo, improntato a cliché e pregiudizi, sintetizzato in soprannomi che fanno anch'essi parte della storia dell'immigrazione italiana, macaroni, rital. Ma la Francia aveva bisogno di manodopera e gli italiani sembravano saper far tutto, dai mestieri più pittoreschi, per esempio erano saltimbanchi nelle strade, spazzacamini, suonatori di organetto e di fisarmonica, a quelli più duri invece nell'edilizia e nei lavori pubblici. E allora eccoli manovali, sterratori, pittori, stuccatori, piastrellisti e mosaicisti. Questi italiani hanno costruito le strade, i ponti, le ferrovie, le dighe, intere città, hanno contribuito a costruire la Francia. Il muratore diventa il mestiere che rappresenta l'italiano, anche perché li si considerava eredi dei costruttori dell'antica Roma. Il sogno di realizzazione personale e familiare era quello di fondare una piccola impresa e di mettersi in proprio, di diventare impresari, piccoli imprenditori. Molti italiani ci sono riusciti, hanno fatto fortuna, si sono integrati perfettamente nella nuova realtà ed hanno scritto pagine di storia personale, professionale, destinate a lasciare il segno. La mostra ricorda la storia della famiglia Ponticelli, per esempio, costruttori di camini, dei Gariglio, ristoratori, ma tante sarebbero le storie, grandi e piccole, da raccontare e approfondire tra modisti, sarti, cappellai, ciabattini, panettieri, venditori di statuette e gessi, musicisti da strada. E poi c'è il capitolo delle donne, dell'immigrazione femminile, cominciata più tardi, ma cominciata. Donne occupate nei lavori domestici, nei quartieri borghesi, scelte come balie, apprezzate per la serietà e l'entusiasmo, ma anche modelle che corrispondevano perfettamente ai canoni estetici dell'epoca, per famosi scultori e pittori negli atelier di Montparnasse e di Pigalle. Tra i 24 milioni di italiani che si sono trasferiti in Francia, ci sono state persone, la stragrande maggioranza delle persone destinate all'anonimato ed altre che invece sono emerse e che la mostra celebra. Alfredo Binda e Maurice Garin di origine valdostana nel ciclismo, Primo Carnera nella boxe, Aymon Chan nello spettacolo, Serge Reggiani, Lino Ventura, la famiglia Bugatti. L'italianità ad un certo punto comincia a farsi apprezzare, la dolce vita di Fellini con Il racconto dell'estate romana, metafora del miracolo economico che stava svegliando l'Italia dal torpore, comincia a scuotere la Francia, ad interessarla e a coinvolgerla nello scoprire le bellezze dell'Italia. La Francia viene conquistata, affascinata dal cibo, arte, cultura, cinema italiano e dal 1960 questo fenomeno in qualche modo si inverte, ha una corrispondenza perché i francesi diventano i primi turisti per numero di visitatori in Italia. E questo interscambio culturale rappresenta proprio la pietra miliare di una fusione tra le due culture, con l'acquisizione di parole italiane che entrano a far parte del lessico comune francese. Spaghetti al dente, pizza, Vespa, diva, ma soprattutto ciao, il saluto che dà il titolo alla mostra di cui parliamo. Per chiarire il significato di questa scelta, l'Osservatorio Roma ha incontrato Isabelle Renard, curatrice della mostra, che ha introdotto il vernissage a San Luigi dei Francesi. Ciao Italia, perché? Allora, Ciao Italia è una mostra che abbiamo creato, realizzato in Francia per il Musée National de l'Histoire de l'Immigration. Era importante che è un museo che tratta di 2 secoli di immigrazione in Francia. Era importante veramente lasciare un posto di rilievo a questa immigrazione italiana che è stata uno dei movimenti di immigrazione moderna di massa, uno dei più grandi movimenti. E gli italiani fino agli anni 60, 1960, sono stati gli stranieri più numerosi in Francia.
E questo titolo bellissimo? A questo titolo era per mostrare di fatto tutti i contributi di questa emigrazione italiana, di questo secolo di emigrazione italiana in Francia, e ciao ci piaceva molto perché è veramente il doppio senso anche della parola, ciao come nel senso che è il doppio senso che si conosce in Italia, ciao lascio l'Italia, però ciao anche la Francia, e era questo doppio senso che abbiamo voluto mostrare per questa circolazione anche tra la Francia e l'Italia, l'Italia e la Francia. Quali sono stati i rapporti e come sono cambiati tra francesi ed italiani nel corso di questo secolo che la mostra ricostruisce, sì, quindi dal 1860 al 1960? Che tipo di cambiamento c'è, sì, stato? Abbiamo tentato di mostrare appunto in questa grande introduzione generale all'inizio, di mostrare varie fasi molto importanti di questo secolo di immigrazione, prima questa grande immigrazione di massa che coincide praticamente con l'unificazione italiana, e poi abbiamo mostrato che se oggi gli italiani sono i nostri amici, i nostri fratelli, ma che questa storia non si è fatta senza violenze all'inizio, e abbiamo ricordato anche le massacre d'Aigues Mortes e le vepre marseillaise, e poi abbiamo mostrato come questa immigrazione a poco come durante il ventennio fascista un certo numero di fuoriusciti sono venuti in Francia, e come fino al 47 che erano questi accordi franco-italiani di manodopera hanno creato l'ultimo flusso di immigrazione italiana in Francia, e dopo sono gli spagnoli che sono stati più numerosi in Francia. Poi abbiamo finito anche questa sas introduttivo mostrando, avevamo chiamato Dolce Vita, mostrando che appunto a partire degli anni 60 c'è un rovescio di situazione e che i francesi vanno in Italia, sono molto numerosi per andare in Italia, visitare l'Italia, l'Italia della Dolce Vita, l'Italia effettivamente del benessere, del miracolo economico. La mostra è stata molto importante, e a Parigi abbiamo fatto questa mostra con praticamente una lista di opere molto importante, 400 opere, ma c'erano anche dei film, degli estratti di film, di suoni, e quella cosa che c'è anche molto importante da sottolineare sono tutte le opere di questi italiani che sono venuti tra la metà dell'Ottocento fino alla metà del Novecento, attratti dalle rivoluzioni estetiche che si sono succedute a Parigi, e abbiamo avuto dei prestiti molto importanti di musei francesi ma anche italiani, questo lo tengo a sottolinearlo perché è stata una collaborazione molto bella. L'importanza in questo periodo storico particolare di difficoltà in comunicazioni. È molto importante vedere come questi legami che si sono creati e come tutte queste impronte che abbiamo mostrato anche alla fine della mostra, che fanno parte praticamente del patrimonio artistico anche francese. Quindi la cultura come ponte di vicinanza e fraternità tra questi due popoli che sono comunque due popoli fratelli. Fratelli, esatto, la cultura, tutte le impronte anche a livello delle parole, come l'abbiamo mostrato, a livello anche della cucina, a livello tutte queste impronte che sono molto importanti, creano dei ponti, dei legami tra questi due paesi. Italianità in Francia e francesità in Italia? Sì. Sì, si potrebbe dire infatti così, per mostrare come i legami sono stati forti, come ci sono state veramente delle interrelazioni tra i due paesi, i due popoli. Integrazioni quindi tra Francia e Italia, no, ma anche sì, una sorta di integrazione tra le due culture che ad un certo punto si sono in qualche modo integrate davvero, sì, tra loro. Sì, sono sempre rispettando anche le proprie personalità, questo è molto importante, ma che ci sono degli apporti, ecco, molto importanti che si sono succeduti. Molte grazie per aver organizzato questa mostra, il cui titolo è veramente un titolo poetico. Grazie. Grazie a lei. Cari ascoltatori, la storia della immigrazione italiana in Francia, ricostruita con lo studio rigoroso e sereno dei documenti storici, ripercorre passaggi di integrazione non facili che si sono declinati attraverso stati d'animo diversi, che fortunatamente si sono evoluti da quando negli anni 1880-1890 l'immigrazione italiana era percepita come una invasione sfavorevole ai lavoratori francesi, associata
a forme di criminalità diffusa. Oggi i francesi considerano gli italiani parte del patrimonio culturale della Francia, parte integrante, e finalmente, verrebbe da dire, la mostra Ciao Italia, un secolo di immigrazione e di cultura italiana in Francia è un omaggio e un riconoscimento che lo storico francese Manuel de Varesquel esprime con poche efficaci parole. Gli italiani ci devono forse un po', noi dobbiamo loro infinitamente di più. A queste parole molto sagge l'Osservatorio Roma si associa, vi ringrazia, vi dà appuntamento al prossimo radio show. Continuate come sempre a seguirci sulla Radio Italiana in Florida o sul sito www.italy13.com. Maria Teresa Rossi vi saluta, alla prossima. Questo episodio è sponsorizzato da America Welcome, l'azienda che ti fa comprare un business in America senza banche e senza cash. Scopri di più su www.aziendeamericane.it.